Can you please listen now to Ali, who will tell us, I hope, more from the young looking person's perspective. Buongiorno a tutti i presenti, grazie per avermi invitato e avermi permesso di essere qui oggi. Io sono Alessandro Silvello, ho 25 anni e sono qua perché oramai sono un attivista a tempo pieno. Nella mia breve storia di vita non sono sempre stato un attivista, anzi, tutt'altro. A dire la verità sono sempre stato da piccolo un pessimo studente, un modello scolastico negativo esemplare a cui poter fare riferimento per i genitori che dicevano ai propri figli di non essere o diventare come me. La scuola e le regole non facevano per me, sono sempre stato un bastian contrario e infatti ho sviluppato sin dall'adolescenza la mia vita al di fuori delle mura scolastiche. All'età di 14 anni ho incominciato a lavorare nel mondo della vita notturna. Discoteche, locali, musica, DJ, alcol, soldi, ragazze, sono sempre stati il mio pane e il mio focus quotidiano per i lunghi e intensi successivi 9 anni. In questi anni ho lavorato e coprodotto bellissime feste, festival, da migliaia di persone e aperitivi ballati dalla Sicilia alla pianura padana alla cara Valle d'Aosta. Ho conosciuto bellissime ragazze, ho vissuto situazioni veramente al limite di quella che era declinata come normalità. Ma piano piano, poco a poco, tutta questa bellissima immagine di divertimento infinito, di popolarità, di grande business, non sia altro che rivelata per la sua essenza. Un'illusione, un ritratto vuoto, povero di contenuti, superficiale, di emozioni condite esclusivamente dall'alcol. Un quadro composto di persone alla ricerca di distrazioni, che è quello che molti chiamano divertimento, e per farlo è costretta ad avvelenare il proprio corpo ubriacandosi, perché mai gli è stato insegnato ad uscire dalla propria zona di comfort, senza l'aiutino, né mentre ascoltando canzoni prodotte da un ambiente ancora più marcio e sempre più privato di sintonia col mondo vero, che fanno muovere il fisico, la pancia, ma non il cuore. Non voglio evitare questo mondo, il male, in terra, perché non lo è. E non sputo nel piatto in cui ho mangiato, perché questo mondo mi è servito come campo preparatore e trainer alla fase successiva della mia vita. Mi ha fornito gran parte delle basi su cui ho posto l'intero sistema di pensiero e di conoscenze su cui opero oggi. Senza adesso, senza questi contatti, senza queste esperienze e le forti emozioni vissute, non sarei arrivato qua. L'altra buona fetta, invece, deriva dalle mie origini, dalla mia predisposizione, dai miei geni, dal mio DNA, dalla mia famiglia, dall'amore per gli animali e per la terra tramandatami dai miei genitori. Queste due facce della medaglia hanno forgiato il merito e il remo su cui mi sarei mosso. Questi due volti e energie hanno accuratamente fatto germogliare in me il seme di un pensiero critico che nel tempo uno spirito sempre più selvaggio e anticonformista avrebbe preso piede. Il mio cognome, per chi non lo sa, è di provenienza veneta. Silvello, da quanto ho potuto scoprire, ha origini romane e deriva da Silva, bosco. Non ho mai capito se questa fosse una coincidenza, se fosse destino o se fosse una mia forma maniacale, compulsiva, paranoica di cercare connessioni dovunque. Fatto sta che comunque dai vari strati di complessità del bosco e delle foreste, composti prevalentemente da piante, la vita deriva da lì. Senza le piante e gli organismi con cui sono in simbiosi questi esseri, oggi la vita non sarebbe mai abitabile. Ed è proprio per questo, di questo che parlerò oggi, di ambiente, di clima, di aria, di acqua. Queste parole cose sembrano banali, troppo spesso ci dimentichiamo l'inquantificabile valore che hanno per la nostra sopravvivenza, perché i valori non hanno numeri, non ne hanno, non hanno metriche, non hanno logica, essi vanno al di fuori di ogni capacità di raziocinio di essere posti sul piano di calcolo. Queste parole in me
non hanno sempre avuto un peso. Poc'anzi vi ho detto come fossi focalizzato su ben altro, su come i miei valori, i miei ideali, i miei obiettivi siano stati costruiti e impostati su tutt'altra sponda. Eppure, il canto è il pianto della disperazione della terra, degli ecosistemi, del suolo, dell'acqua inquinata, dell'aria respirabile, di quei pochi animali selvatici rimasti, della violenza che viene perpetuata dalla nostra specie a quei animali e piante che noi consideriamo cibo, dalla rottura degli elementi sacri e del loro equilibrio, ha incominciato a risuonare in me. Ogni parte del mio corpo, dal micro al macro, ogni elemento ha cominciato a ridondare ogni qualvolta sfiorassi anche solo col pensiero tutto ciò. Questa sensazione è iniziata da prima in modo soffice, partendo dal mio subconscio, nei miei sogni, poi poco a poco è arrivata fino ai miei pensieri, inizialmente in modo scostante, e grazie ai paesaggi che avevano costruito, grazie ai paesaggi che osservavo sempre più in profondità, è arrivata al quotidiano, ricostruendo le domande che avevano costruito in me certezze, punti di sicurezza, e quindi in seguito ai ragionamenti che facevo. Come un maremoto, questa percezione diversa, questo canto, ha distrutto tutto ciò che io avevo basato, su cui avevo basato i miei sistemi mentali, la mia identità. Fino a che un giorno ho realizzato, fino a che mi sono risvegliato e ho capito che non potevo scappare da questo e dovevo agire per ricostruirmi su ciò che vedevo e ciò che sentivo, per agire contro le ingiustizie che hanno portato la nostra specie e le specie che abitano questo pianeta all'inizio del collasso climatico ed ecologico che da solo poco abbiamo incominciato ad assistere. Questa svolta è venuta pochi anni fa, 4 anni fa, e da lì ho incominciato a cercare soluzioni su come nutrire e costruire una visione di percorso alternativo, personale e non, per cercare il punto di arrivo contro cui stiamo per schiantarci. Solo da poco ho incominciato realmente ad agire. Meno di 7 mesi fa ho iniziato a metterci faccia, corpo, mente e spirito all'interno di un banale hashtag diventato niente meno che un movimento globale chiamato Fridays for Future, nato da una ragazzina di 15 anni chiamata Greta Thunberg. Oggi sarebbe il 28esimo venerdì in cui continuo a scendere in piazza e così continuerò a fare fino a che non avverrà un cambio di consapevolezza sullo stato del pianeta. Fino a che il governo non dichiarerà l'emergenza e attuerà scelte radicali di tipo socio-economico. Nella vita privata di tutti i giorni adotto tutti gli strumenti e i mezzi a disposizione affinché il mio network di amicizie e contatti prenda consapevolezza della tempesta perfetta verso cui stiamo navigando spediti. Social, passaparola, attivismo di piazza, assemblee, riunioni, call. Tutto il tempo a disposizione che mi rimane dedicato solamente e interamente a questo. La transizione in cui siamo non farà esclusi. Per questo bisogna agire ora. Il collasso climatico dovrebbe essere l'emergenza prioritaria di ogni individuo, comune, regione, stato, continente, e invece nulla di tutto ciò sembra sfiorare la politica. Teniamolo bene a mente, questo shift climatico non può essere arrestato. Nell'immediato può solo essere mitigato e contrastato. Il cambio di passo sarà, a detta della comunità, permanente, non si sa nemmeno per quanti anni. Per questo, per avviare una transizione su scala nazionale, europea e globale, ho partecipato alla costruzione e al lancio della campagna Green New Deal for Europe. Il Green New Deal for Europe è una campagna per portare il dibattito al centro della discussione e in seguito la messa in atto di un drastico e epocale cambio delle politiche economiche e sociali europee. Il Green New Deal for Europe è ad ora l'unico strumento ad essere e poter essere utilizzato per rivoluzionare in tempo il sistema profondamente interconnesso e globalizzato in cui ci troviamo. Il Green New Deal for Europe è il dispositivo che può finalmente far convergere delle richieste trasversali di ripresa economica, giustizia sociale e climatica, di rigenerazione degli ecosistemi, di transizione energetica, rimettendo al centro il lavoro, le comunità, recuperando stabilità e resilienza socio-ecologica. Rifacendosi al New Deal di Roosevelt, il Green New Deal tra i suoi 10 pilastri chiede di investire almeno il 5% del PIL europeo
non solo per tentare urgenti politiche di riduzione di emissioni di CO2, ma per puntare a politiche carbon neutral, se non addirittura carbon negative. Come fare tutto ciò? Partendo dal basso, reindirizzando le risorse inutilizzate europee, alzando gli standard di qualità della vita delle comunità che saranno più colpite affinché possano avere garanzie di poter usufruire degli strumenti adeguati di adattamento, mitigazione e rigenerazione del proprio patrimonio sociale, infrastrutturale ed ecologico, rinnovando e ottimizzando le reti di trasporto ferroviario, rendendo autosufficienti e autonome le comunità tramite la transizione energetica, investendo nel sistema di prevenzione e cura della salute delle persone a livello locale. La definanziarizzazione del sistema è il metodo che permetterà tutto ciò. Proprio come fece Roosevelt, invece di deregolarizzare le leggi, privatizzare i guadagni, esternalizzare i costi scaricando il peso sulla società, gli individui e le comunità in difficoltà, il Green New Deal for Europe si propone di invertire questo processo, garantendo che gli investimenti pubblici andranno ad aumentare il benessere collettivo, assicurando che la transizione ecologica non lasci indietro nessuno. L'ossessione per la crescita economica misurata per il PIL, essendo un valore sbagliato per misurare il nostro benessere collettivo, risulta essere uno dei principali drivers e motivi della crisi climatica ed ecologica. Per questo abbandonare il PIL come metrica di riferimento, abbandonando il dogma della crescita infinita come metodo di riconoscimento del progresso collettivo, potremo concentrarci su ciò che conta: salute, felicità e ambiente. In vista di un forte cambio di passo climatico, è richiesto che le abitudini, le routine delle persone e delle comunità si adattino al cambiamento. Perciò, mantenere la promessa di una forte trasformazione della società, il Green New Deal passa anche per una vitale riduzione del carico di ore lavorative. Il Green New Deal, dunque, non è una serie di piccole riforme e di tutela dell'ambiente. Il Green New Deal è un investimento sul futuro e sulle nostre società. È un'opportunità da non perdere. È un'opportunità per ripensarla diversamente, per andare oltre le concezioni del passato. Questo strumento segnerà il passaggio dalle negoziazioni all'azione. Il Green New Deal non è un impegno politico soft per il cambiamento. Non è un pezzo di carta qualunque. Non è un'opportunità per farsi pubblicità. Il Green New Deal è un insieme di misure specifiche, concrete, rivolte a ogni settore della società, che spinge le nostre democrazie verso nuove frontiere, creando prosperità condivisa, costruendo un mondo diverso, più giusto, al di là dei confini attuali. Grazie. By being brief, you have been able to give people on the floor a chance to discuss later. Our final speaker is Ashborn Val from the Trade Unions from Norway, who is going to speak for us next. Well, technology gets sorted. Thank you so much. I will talk based on the experience from the trade union movement. I myself have been involved as a trade unionist for around 35 years at the local, national and international level. The last 10 years, almost 10 years, I was chair of the working group on climate change in the International Transport Workers Federation, and I was also the president of the Urban Transport, Public Transport Committee. I saw from the program that the unions was introduced as new actors in the current struggle against climate change. So thank you. I have been chair of this working group at least for 10 years, so at least we have been active for that long. I
I assume that it's non-deniers in this room, so we don't need to use any time to discuss that. But anyway, this is the picture of the white. The white is the positive emissions of the last 400,000 years. And the red is the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. So as we see that an enormous, extreme growth in the last few years in this long perspective. So at least there is no doubt that there is scientific proof. I think it is really important in the current situation to realize that the climate crisis represents a planetary emergency. But in addition to that, it is accompanied by a number of other important crises in society. Economic crisis, social crisis, political crisis, crisis of food, etc. And the important thing for us in the trade union movement and for the working class is that these crises have many of the same root causes which call for major social transformation. In order to solve the climate crisis, we have to change society radically. And also, because of that, all these crises together represent both threats and opportunities. Opportunities because, as Foreman Mao said once, there is great disorder under heaven, he said. The situation is excellent. But by that, he meant that for left forces, for left political parties, this is opening an opportunity for us, because all these crises create a hell of a lot of problems for ordinary people and leads to undermining of wages and working conditions and all these kind of things. And this crisis can, if we treat it in the correct way, continue to strengthen mobilization among people, mobilization of the working class, because it is more and more necessary to do exactly that in order to solve those problems. So the political situation we are in is both very